Zucchero per stare meglio ha deciso di dire basta. Ha rivalutato tutte le sue abitudini per affrontare la sua vita nel migliore dei modi. Infatti, per poter mostrarsi sempre al 100% deve essere in un certo modo. È impossibile non conoscere Zucchero, il cui sound e performance hanno dato nuovo lustro alla musica italiana fin dal suo esordio alla fine degli anni 60. Viene considerato come uno dei capostipiti del blues in Italia e all'estero. La sua musica, infatti, non si ferma soltanto ai confini della patria, ma è amata e apprezzata in molti altri stati. Non tutti lo sapranno, ma Zucchero Fornaciari, all'anagrafe Adelmo Fornaciari, è stato l'unico italiano chiamato al tributo per Freddie Mercury organizzato dai Queen, dopo la morte del frontman. Zucchero, come avrete capito, è in attività da moltissimi anni, e ha un suo schema ben preciso che probabilmente gli ha permesso di arrivare dove è ora. Ecco perché lui ha sempre detto basta in determinate occasioni. Se volete sapere di cosa stiamo parlando, proseguite nella lettura e capirete. Zucchero ha sempre detto basta. Non esageriamo quando diciamo che Zucchero è una delle star internazionali più amate di sempre, la sua biografia parla per lui, per non parlare dei suoi successi e di quei brani epici che l'hanno reso immortale. Vanta delle collaborazioni con nomi molto importanti del settore, passiamo da Adriano Celentano a Jack Savoretti solo per citarne due. Fornaciari brilla ovunque nella sua vita, che sia quella lavorativa o quella familiare, per non parlare della grande forza d'animo che ha avuto durante un periodo difficile della sua vita, nella quale ha superato una forte depressione. Ha trovato un casolare in campagna e ha iniziato a stare meglio. Un giorno ho trovato questo ex mulino diroccato e ho sentito una bella vibrazione, mi sono ricostruito sistemando la casa, stando coi contadini, mettendo animali, andando dai rigattieri. In un paio d'anni stavo meglio, Zucchero e la dieta. Zucchero, nonostante i suoi 68 anni, di andare in pensione non ci pensa proprio. Come ha rivelato lui stesso, smettere? Finché, reggo. E poi, se smetto è perché smetto, il giorno dopo non mi vedete più. Non mi sento di dire. Fra 2 anni chiudo. Se poi voglio smettere prima, che figura ci faccio? Questa sua vitalità probabilmente la deve anche al suo stile di vita. Prima di ogni concerto, dice basta al cibo pesante, si mette dei paletti a tavola, in modo da stare bene e divertirsi sul palco con il suo grande pubblico. Come aveva rivelato alla Gazzetta, cerco di diminuire le quantità di cibo, di non gonfiarmi, di non fare troppi stravizi, ma non seguo una dieta precisa. In merito al suo piatto preferito, da buon emiliano ha rivelato. Lo gnocco con la mortadella, ride, NDR. Ma siccome non posso campare soltanto di quello, aggiungo qualche piatto di pasta e un risotto di zucca con l'aceto balsamico. Per il momento dunque, Zucchero non solo proseguirà nella sua attività lavorativa, ma dopo aver letto le sue parole, ci farà venire l'acquolina in bocca.